Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: il famoso attore di una popolare serie TV ha deciso di fare pubblicamente coming out, non limitandosi ad uscire allo scoperto sul suo orientamento sessuale ma anche confessando di avere una relazione in corso. Il promettente attore Joseph William Locke, noto anche con il nome di Joe Locke, deve la sua popolarità al ruolo di Charlie Spring nella serie britannica Heartstopper. A distanza di qualche anno dal successo riscosso con la serie, il giovane attore mannese classe 2003 ha fatto coming out, confermando quello che aveva già detto per poi eliminarlo dai social, forse per timore della reazione provocata dall'ammissione del suo orientamento sessuale. Ma a distanza di qualche tempo pare che il famoso attore abbia acquisito maggiore consapevolezza di sé, trovando il coraggio a svelare la verità sulle sue preferenze, forse lasciandosi ispirare dall'esempio di qualche suo collega. Il famoso attore fa coming out, dopo anni difficili. Infatti anche l'altro protagonista della serie ha fatto coming out, un annuncio fatto qualche mese fa ammettendo senza remore: ci mettono pressione per fare coming out e magari uno non è pronto. Per quanto riguarda me, sono assolutamente a mio agio con chi sono e so il mio orientamento. Però allo stesso tempo non sento il bisogno di urlarlo. Dopo questo retroscena anche l'attore della popolare serie TV si è deciso a rivelare: sono apertamente gay. Joe Locke ha forse seguito l'esempio del collega di una famosa serie TV, Kit Connor, rivelando in una sua recente intervista quello che temeva ammettere, una rivelazione affidata ad un'intervista rilasciata a Teen Vogue, nella quale ha svelato: la gente lo ha dedotto e scritto e io non ho mai corretto nessuno perché non ne sentivo il bisogno. Ma non ho mai dichiarato specificamente la mia sessualità. Sono apertamente gay da quando avevo, tipo, 12 anni. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.